non c'è più. Ogni antenna, per evitare che non sono mosso. Cosa? Sì, stamattina verso le 8. Quando noi abbiamo rigettato in mezzo alla strada le macerie, quando loro sono risaliti che il camion avevano svuotato il materiale. Quindi hanno levato la barricata, insomma. Sì, fa stamattina quando hanno tolto la barricata. Il filmato prima e quando sono ripassati. Ma poi cosa è passato dopo? Adesso si vede. Adesso due camion con filo spilato, tre gruppi elettrogeni con lampade e un muletto. L'hanno lasciato, sono passati i camion, al ritorno noi abbiamo rimasto tutto, non c'era un traffico di auto. Ci sei lì? Dopo che passa il primo blindato poi gli arriviamo. Ti hai dormito qui stanotte? Ma devono passare le merde stamattina? Merde! Merde! Sono filo spinato, pensiamo ai brasiliani. Ah! Guarda che schifo, porco! Adesso successivamente fa il gruppo elettrogeno che mi pare. È un muletto militare alle porte, si vede là. In caso io vengo con loro se devo caricare il mio video, perché io sono sì, con il wifi. Vai. Siamo qui praticamente da un mese stamattina. A venire a sgomberare la barricata sono venuti la Celera e il comune di Nisceni. Cioè, quindi questa cosa è anche significativa. Cioè, hanno dovuto usare 80 persone, che probabilmente anche alla manifestazione c'erano 80 da quel lato lì, sgomberare la barricata e tutti erano sorridenti e sghignazzanti. Qui nell'aula del Consiglio Comunale da quanto tempo sta? Da un mese siamo qui. Pensavamo che potremmo far ricredere questa amministrazione, evidentemente i mezzi erano del comune stamattina, i video lo dimostrano, quindi l'amministrazione ha dato un segnale, forse il segnale che ci serviva probabilmente. E contemporaneamente due presidi qui al comune e lì alla base? Sono due presidi al comune e alla base, più si tenta di fare lavoro dentro la città, ma quando vengono a fare il blitz dovrebbero avvertirci prima, sarebbe molto più semplice. Stamattina è stata sfondata la barricata per permettere il passaggio di 5 mezzi, se non sbaglio, americani, in cui c'erano dentro materiali che presumibilmente serviranno per continuare la costruzione del MUS. Quindi chi ha fatto quest'atto si rende complice del passaggio di questi mezzi. Anche il comune di Niscemi? Anche il comune di Niscemi, che l'ha battuta fisicamente con i propri dipendenti, con i propri mezzi. Soprattutto il comune di Niscemi, che da Daddico se l'aspetti come minimo, che mandino il genio militare, ma è come dei scemi, continuano a fare il loro gioco evidentemente. La voglia di darsi questa pagina di credibilità di essere contro il MUS. Che ho preso. Adesso stiamo andando al cantiere MUOS dentro la base americana per vedere se ci sono lavori in corso. È lì che si casca l'asino, perché questi, nonostante le revoche, nonostante i ricorsi vinti, hanno continuato a lavorare. Tant'è vero che gli manca pochissimo per proprio installare queste parabole e poi questo sistema dovrebbe
essere già efficaci. E anche se hanno sfondato la barricata, comunque è rimasto il presidio, la base. Il presidio è di nostra proprietà, perché abbiamo, poco fa stavo dicendo che poi abbiamo deciso, dato che ci hanno sgomberato il primo sito dove eravamo, abbiamo deciso di comprarlo un pezzo di terreno. Certo. E praticamente abbiamo comprato questo terreno, abbiamo pagato un sacco di soldi perché la gente ci specula pure su queste cose, una volta che ti serve, insomma. Abbiamo fatto una sottoscrizione nazionale e siamo riusciti a comprarlo. E praticamente lì non dovrebbero sgomberarci, in teoria. È di proprietà vostra. È proprietà privata nostra. Però purtroppo... È attivo il terreno? Sì, c'è l'orto, ora poi te lo faccio vedere. È attivo la base, quindi? È attivo, sì. Avevo capito attivo. Ok. E tu potresti darci... di riprenderci simbolicamente, chiaramente, un territorio nostro che è passato, veramente non è passato alla Marina statunitense, perché tecnicamente è del Ministero degli Interni, praticamente, questo territorio, o della difesa, mi pare, il quale l'ha dato in comodato gratuito alla Marina americana. Ma comunque è territorio italiano, e abbiamo deciso di riprenderci il nostro territorio. Una pagliacciata questa invece. Comunque Dio c'è ed è pure comunista. Ah, su qua non c'è dubbio. Pagherà tutto poi. E pagherà caro. Ora ci stiamo avviando verso la riserva. C'è una bellissima riserva qua, tu ci sei stato qualche altra volta, ma... c'è l'entrata del studio. No, non lo so. Dal periodo... Però ti prendi la tangiera al periodo. Entra dalla mail. Questo è il presidio che abbiamo acquistato. Abbiamo fatto una serie di attività, tra cui il campeggio estivo adesso ad agosto. Questo è un terreno proprio attivo alla base, quindi americana. Sì, questa è una strada qua, abbiamo la strada proprio di fronte di transito dei mezzi che portano i materiali. L'abbiamo acquistato proprio per questo motivo, per impedire il transito dei materiali. In cui ci dicevano che praticamente ci hanno dato 2 milioni di dollari. Dici, che cosa vi lamentate a fare? Cioè, insieme hanno dato 2 milioni di dollari. Cioè, 1 milione di dollari lo sappiamo dove sono andati a finire. Sono andati a finire delle ditte mafiose qua che hanno portato il calcestruzzo e le cose. L'altro milione di dollari non siamo riusciti a capire a chi sono andati a finire. Ma sicuramente ai catanesi, a tutte queste... Perché qua c'è Santa Paola in mezzo, nella vendita del terreno. La transazione che hanno fatto l'hanno fatta con la mafia, praticamente. Ma è una storia vecchia, dal 43, dallo sbarco, praticamente. Che quest'anno abbiamo cercato di impedire qua. Quest'anno hanno fatto l'anniversario dello sbarco e noi siamo riusciti a fare un po' di casino su questa storia.